che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Poi c'è la legge che secondo me è ancora più grave, che è quella della riforma del codice di procedura penale, che sottrae al pubblico ministero la direzione delle indagini e affida le indagini solamente alla polizia giudiziaria, che ne riferisce soltanto al termine. Quindi la polizia giudiziaria, dopo un anno e mezzo, quello che è, deposita un'informativa e dice: abbiamo fatto le indagini su questa vicenda e ti presentiamo le nostre conclusioni. Il pubblico ministero a quel punto può soltanto prendere atto di quelle conclusioni o accettarle e quindi mandare a giudizio, oppure archiviare, perché non sono, diciamo, delle indagini che portano dei risultati soddisfacenti. Questo che cosa vuol dire? Che le indagini vengono praticamente affidate esclusivamente al potere esecutivo, perché la polizia giudiziaria appartiene al potere esecutivo, è diretta dal ministro attraverso il questore e quindi al governo. Se la polizia giudiziaria dovesse decidere che un reato o una tipologia di reati non deve essere particolarmente approfondita, non lo farà. Altre ipotesi di reato invece saranno quelle privilegiate, per cui ci sarà una politica che di fatto, come dire, neutralizza il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, neutralizza il principio dell'autonomia della giurisdizione, perché togliere potere al PM vuol dire poi sottrarre al giudice la materia su cui dovrà decidere, per cui creerà dei problemi molto gravi. Ed è questa la seconda cosa. Poi c'è lo scudo fiscale, su cui si è già tanto parlato, inutile ripetere, ma di fatto insomma anche questo crea problemi per le indagini sul riciclaggio, sui reati societari e così via. Poi c'è come dire, la nuova ipotesi di prescrizione abbreviata, che comporterà la prescrizione per centinaia di migliaia di processi, soprattutto quelli pendenti in Corte d'Appello e in Cassazione. Poi ci sono i comportamenti di fatto, che vanno dal mancato scioglimento del comune di Fondi, nonostante ci sia una relazione della commissione di accesso prima, poi del prefetto, poi del ministro, ma il Consiglio dei Ministri ha deciso di non decidere e quindi di lasciare le cose come stanno, e questa è in contraddizione profonda e crea un precedente peraltro molto pericoloso. Poi c'è tutta una serie di linee, come dire, di politica economica che vanno in direzione delle grandi opere pubbliche, quindi in direzione degli interessi di chi è nel ciclo del cemento, e voi sapete chi è nel ciclo del cemento, e quindi è una forma, diciamo, di come dire, mano libera per un certo tipo di imprenditoria. Io, fra l'altro, non so se lo sapete, sono anche il magistrato che dirige il gruppo di lavoro per le infiltrazioni delle opere del terremoto dell'Aquila, mi occupo io di questo settore, e vi assicuro che insomma stanno venendo fuori storie molto simpatiche anche dell'Aquila, che pure dovrebbe essere la zona tranquilla, quindi figuriamoci quando comincerà la costruzione del ponte sullo stretto, e già se ne vedono delle belle per l'Expo 2015 in Lombardia, come avevamo abbondantemente previsto. Quindi questa è anche una forma, diciamo, di cooptazione di un certo ceto imprenditoriale che ha una sua provenienza e che in qualche modo viene legittimato. Allora, mi chiedo che senso ha inasprire pene che rischiano di non essere mai applicate, perché non si potranno mai fare i processi per accertare quei reati. E quindi diventa, come dire, una contraddizione. Io non voglio dire è così perché lo fanno per favorire, no, io dico che c'è una contraddizione tra una linea che sembra di essere di rigore e altre leggi che invece si rivolgono in senso contrario, e creano comunque dei problemi, così come crea problemi anche l'indebolimento delle procure, che non vengono più coperti gli organici perché hanno fatto una legge per cui non si possono più coprire gli organici con i nuovi magistrati.
Ci sono le forze di polizia che non hanno fondi e che nel giro di 3 anni perderanno circa 15.000 unità senza poterle rimpiazzare, per cui tutto questo poi alla fine, se uno fa i conti, uno più uno più uno, si vedrà chi è il beneficiario. Si vedrà chi è il beneficiario. Se poi la forza della sicurezza nel nostro paese erano le ronde, si vedrà che sono state fatte 6 richieste finora di ronde, perché per il resto la norma è disapplicata, perché non serviva a niente, non serve a niente, non servirà mai a niente. Quindi, voglio dire, se questo era il grimaldello per assicurare la sicurezza in Italia, si è visto che era veramente un'arma di propaganda del tutto priva di ogni seguito. Avrei altre cose da dire, sinceramente, però mi rendo conto di avere parlato anche troppo e quindi mi fermo soltanto per dire che questo è un momento di particolare delicatezza, perché si possono sbloccare le cose, sembra che ci siano dei processi che possono portare a questo, però tutto questo naturalmente si scontrerà con forti resistenze. Dipenderà dalla capacità della magistratura di Firenze, di Palermo, di Caltanissetta e in parte di Milano di andare avanti nella direzione della soluzione del capitolo del 1992 e poi del 1993. Ci sono dei passaggi molto delicati. Già c'è stato un bellissimo libro anni fa, quello di Maurizio Torrealta, La trattativa, che aveva già delineato un quadro della situazione. Oggi viene arricchito, aggiornato e integrato da molti altri elementi. Sicuramente c'è stata una trattativa, su questo ormai credo che siamo tutti d'accordo. Il punto è di vedere da chi è stata condotta e per conto di chi. Ora, io, conoscendo bene, abbastanza bene il mondo, diciamo, dell'arma dei carabinieri, dubito fortemente, anzi escluderei, che un colonnello come della capacità, dell'esperienza e della sagacia di Mori si sia, come dire, arrischiato di fare delle trattative improprio se non avesse avuto una copertura politica più che solida. Sono persone che veramente hanno un forte senso dello Stato. Hanno un forte senso dello Stato e non agiscono per conto proprio, non sono degli avventurieri, non sono degli avventurieri. Quindi se l'hanno fatto è perché qualcuno ha detto loro di farlo e avevano una copertura politica alta, che non è soltanto quella del loro superiore gerarchico, il generale comandante del ROS, Subranni, ma ancora anche una copertura politica. Io lo so, perché loro non fanno nulla se non hanno una copertura politica, anche per cose molto più piccole, quindi per una cosa così grossa non l'avrebbero certamente fatto. E allora bisogna capire chi ha fatto, o chi ha disposto la trattativa, e soprattutto quali erano i termini della trattativa. Perché io capisco che si possa sondare il terreno per capire la disponibilità a collaborare, a pentirsi, a consegnarsi per i latitanti, ma non capisco qual è poi quello che si offre in cambio. Quello che si offre in cambio, lì veramente mi chiedo che cosa poteva mai offrire lo Stato a chi aveva portato un attacco così alto, così feroce e così determinato nei confronti dei poteri istituzionali del nostro Paese. E quindi credo che quella svolta sia decisiva, questa svolta sia decisiva per capire come è cambiata l'Italia negli ultimi 15 anni. E speriamo che, le indagini della magistratura possano portare dei risultati e comunque a livello, diciamo, della conoscenza storica sarebbe già importante se si accertasse una verità storica, anche se non giudiziaria. Grazie. Thank you.